Darei adesso la parola a Giorgio Pivi, che è rappresentante dell'ANCI, ricordava Daniele, già sindaco di Modena e quindi responsabile per l'ANCI per questo settore. Le strade urbane, in maniera particolare, costituiscono per la grandissima presenza appunto veicolare sicuramente la fonte principale appunto di incidentalità e purtroppo anche mortale. Quindi la sua è sicuramente una voce, un intervento particolarmente atteso e a cui prestiamo particolare interesse. Grazie. Io ringrazio il Senato, ringrazio il senatore Orioli perché questa è un'occasione importante ed è significativo che si chieda in questa occasione ai comuni di fare i comuni, cioè di evidenziare con molta franchezza alcuni nodi che secondo noi sono assolutamente decisivi per riuscire a dare alle norme sulla circolazione stradale quell'andamento, diciamo, equilibrato che tutti consideriamo la premessa necessaria per realizzare efficaci politiche di prevenzione degli incidenti e naturalmente di tutela della persona. Guardate, noi con ANCI, da quando il presidente Fassino mi ha dato la delega, abbiamo voluto insistere particolarmente su un profilo, e cioè quello dell'esigenza dei comuni di coniugare le sicurezze al plurale: sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza urbana, eccetera. Perché che cosa avvertiamo? La mancanza di questa valutazione unitaria in questi anni, nel rapporto fra i comuni e l'opinione pubblica, ma anche nel rapporto fra le norme e la loro efficacia, ha determinato alcune conseguenze estremamente negative. In che senso? Ma noi sappiamo che la maggior parte di queste disposizioni hanno come momento di chiusura l'applicazione di una sanzione, di norma una sanzione di carattere amministrativo con alcune ipotesi che rimangono di natura contravvenzionale in senso penalistico che riguardano i fatti più gravi. Che cosa è accaduto? La necessaria differenziazione che c'è fra i vari ambiti di queste sanzioni: sicurezza urbana, sicurezza stradale, sicurezza del lavoro, sul lavoro cito le tre più significative, hanno portato all'interno dell'opinione pubblica dei messaggi assolutamente contraddittori che alla fine nuociono sulla credibilità del sistema. Guardate, mentre sulla sicurezza urbana è prevalso un tentativo, una rincorsa al rialzo, e per fortuna l'ha fermata la Corte Costituzionale con la famosa sentenza sulle ordinanze. Sulla circolazione stradale c'è un nodo che troppo spesso diventa strumento polemico in un momento in cui noi sappiamo bene quello che sta succedendo nei consigli comunali dal punto di vista delle caratteristiche della polemica politica, sempre più rissosa, sempre più difficile da governare, ha portato a una sistematica delegittimazione delle sanzioni al codice della strada, proprio in relazione alle politiche che devono svolgersi a livello comunale, che ci ha preoccupato significativamente. E cioè sostanzialmente noi dobbiamo riuscire a caratterizzare le norme per cui questa preoccupazione, che diventa polemica politica, che diventa delegittimazione, per cui i comuni usano le sanzioni al codice stradale per fare cassa, noi dobbiamo essere capaci di stroncarla, cioè eliminarla, toglierla dal tavolo. Devo dire che noi come ANCI ci siamo mossi questa direzione e probabilmente avremmo fatto di più se non fossero intervenute le norme sul patto di stabilità che congelando i bilanci purtroppo hanno congelato anche questa parte riguardante le sanzioni e dato nuova linfa a queste polemiche strutturali.
Guardate, chiunque abbia fatto il sindaco conosce i danni che questa polemica produce. Guardate, lo voglio mettere in battuta, la mia è una città che prima ovviamente era governata dal centro-sinistra, dalla sinistra, poi dal centro-sinistra. Uno dei segni riguardava la polemica annuale ricorrente che i vigili non erano immediatamente lì se qualcuno parcheggiava in divieto di sosta nei pressi della festa dell'unità. Il cambiamento politico lo si distacca anche per il fatto che da quel momento in avanti la polemica si è estesa alle sagre parrocchiali. Perché? Perché si crea un sottofondo, diciamo, di polemica politica che ruota attorno a questo elemento che bisogna assolutamente eliminare. La mia idea, ma è l'idea di tanti, è che questa delimitazione per cui le sanzioni stradali servono al 50% per interventi sul territorio debba progressivamente estendersi alla totalità, in maniera tale che questo tema venga sfilato completamente dal tavolo. Probabilmente non è il momento più adatto. Però vi voglio, sotto questo profilo, indicare alcuni passaggi che noi abbiamo fatto per intervenire sull'articolo 208 del codice della strada, che voi sapete è la norma che prevede questa disposizione. Dunque, abbiamo progressivamente spinto per arrivare a una diciamo caratterizzazione migliore di questo 50%. Almeno un quarto della quota deve servire per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade. Almeno un quarto al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni. La restante parte ha altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relativa alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente e all'installazione, ammodernamento e potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale. L'articolo 208 del codice della strada, proprio per questa continua pressione che abbiamo fatto come sistema dei comuni, ha formato oggetto di numerosissime variazioni. Ripeto, la nostra idea è che si estenda alla totalità in maniera tale che questo tema sparisce dalla polemica. Ad esempio, una prima modifica che è avvenuta nel 1998 ha indicato che almeno il 20% dei proventi dovevano essere destinati alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica. E poi un altro intervento, purtroppo, evidentemente c'è stata qualche resistenza sulla mobilità sostenibile, ha portato a ridimensionarlo, cioè ha cercato di frustrare questa battaglia. Un anno dopo, nel 1999, è stato introdotto un nuovo vincolo dei proventi, per cui misura non inferiore al 10% devono essere destinate agli interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli. Negli interventi che mi hanno preceduto questo dato è stato evidenziato, cioè la minore sinistrosità delle autostrade è significativa sotto questo profilo in particolare, cioè togli l'utenza debole hai dal punto di vista statistico un dato estremamente significativo che migliora il positivo. Nel 2000 è stata introdotta un'altra norma, il 10% si è ribadito deve essere messo a tutela degli utenti deboli. Nel 2005 diciamo abbiamo introdotto un elemento che indirettamente si collegava alla valorizzazione del tema della sicurezza urbana, in particolare poi quel tema delle ordinanze che ha portato a quell'esito a cui facevo cenno poco fa. Si è introdotto come finalità di utilizzo la possibilità per gli organi di polizia di effettuare corsi nelle scuole di educazione stradale, e soprattutto si è inserita fra le finalità non solo, diciamo, il miglioramento della circolazione stradale, ma anche la sicurezza urbana. Cioè, abbiamo cercato come sistema del comune di spingere in questa direzione, e torno al punto da cui sono partito e concludo, perché è
necessario, anche questo è emerso chiaramente negli interventi che mi hanno preceduto, che noi troviamo finalmente un punto di ricaduta che legittimi il sistema delle sanzioni. È evidente che non deve essere né un sistema di sanzioni che vengono utilizzate per pura deterrenza e per puro consenso, ma non deve essere neanche un sistema che, per come è fatto, consente la delegittimazione, appunto accusando i comuni di fare cassa con la circolazione stradale. Ecco, questo è, e qui concludo davvero, è alla base di un progetto che abbiamo in fase di avanzatissima realizzazione. Abbiamo con il dottor Ragonesi ha avuto un incontro anche la settimana scorsa col vice ministro pubblico, che cerca di rivedere complessivamente il ruolo dei comuni dal punto di vista degli interventi che riguardano la pulizia urbana e la sicurezza urbana. Fra l'altro sta portando questo tema a un dibattito importante anche al Ministero degli Interni. Ecco, ricorderete che ad esempio quando ci sono state 10 giorni fa, è entrato in primo piano il tema degli scontri di Tor Sapienza, lo stesso Ministro Alfano ha fatto riferimento di questo disegno di legge che il Ministero è lavorando con ANCI. Io penso che la strada sia questa. Noi finalmente, dopo anni di polemica, dobbiamo trovare il giusto posto, il giusto equilibrio a un sistema delle sanzioni che sia proporzionato, adeguato e soprattutto legittimato dal dibattito politico.